Hello Freaks, la storia di oggi riguarda la scomparsa di una bambina di 9 anni, scomparsa nel 2003 in circostanze molto misteriose. Ma senza perderci in chiacchiere, se siete pronti per ascoltare la storia, prendete qualcosa da bere e da mangiare, mettetevi comodi, spegnete le luci e iniziamo. Ci troviamo in Francia il 9 gennaio del 2003. In quel periodo dell'anno faceva molto freddo e soprattutto quel particolare anno le temperature erano scese più della norma e la piccola Estelle Mouzin di 9 anni uscì di scuola intorno alle 18 poiché quel giorno decise di restare un po' più a lungo per terminare i compiti prima di ritornare a casa. E come era solita fare tutti i giorni, dopo la scuola cammina per rendersi al suo domicilio. I genitori erano separati e quindi la piccola viveva con la madre, Suzanne Mouzin, e con la sorella di 16 anni. La famigliola viveva a Guermantes, in Francia, poco lontano da Parigi, ed era una piccola cittadina che comprendeva a quell'epoca circa 1200-1300 abitanti, quindi nel paesino si conoscevano praticamente tutti l'uno con l'altro. Un'ora dopo l'uscita di scuola di Estelle, la madre Suzanne ritorna a casa dal lavoro ed è sorpresa nel vedere che la piccola Estelle non era ancora rincasata. A quel punto la madre Suzanne cominciò a farsi prendere subito dal panico, anche perché la figlia non era abituata a rientrare tardi a casa e seguiva molto alla lettera le regole che la madre le imponeva. Suzanne quindi decide di chiamare prima al telefono i genitori delle amiche di Estelle, ma nessuno aveva visto la bambina e nessuno sapeva dove la bambina si trovasse. Quindi la madre, Suzanne, decise di prendere la sua auto e di cominciare a fare un giro del quartiere, pensando che magari le fosse successo qualcosa, che avesse avuto un incidente o che avesse avuto un contrattempo. E la donna non trova nessuna traccia della figlia Estelle. Non trovando la figlia, la madre decise quindi di chiamare il suo ex marito, ovvero il padre di Estelle, Eric, dicendo che non riusciva a trovare la figlia e che era molto preoccupata. Il padre a quel punto sentì nel profondo che qualcosa era successo alla figlia e quindi la coppia decise di chiamare la polizia. La polizia arriva sui luoghi alle 9:30 di sera e per prima cosa, come avviene in molti altri casi, i detective pensarono subito che Estelle sia scappata di casa, ma dopo aver discusso con i genitori, questa teoria venne subito scartata, anche perché Estelle aveva soltanto 9 anni. Il giorno dopo, il 10 gennaio, iniziano delle ricerche molto più intensive e cominciano a cercare Estelle veramente dappertutto. Ma ancora una volta non vi sono tracce della bambina né indizi. Ed è a quel punto che si comincia a pensare che la bambina sia stata rapita da qualcuno. Addirittura dei sommozzatori si immersero nei laghi che circondavano la città per cercare Estelle o almeno un piccolo indizio che potessero portare al suo ritrovamento. Ma ancora una volta non si trova assolutamente nulla. Qualche giorno dopo, non trovando nulla sulla bambina, gli inquirenti decisero quindi di ispezionare l'intera città di Guermantes. E quando dico intera, intendo intera. Ovvero i detective andarono a casa di ogni singolo abitante della cittadina per ispezionare le case e soprattutto guardare all'interno del frigorifero e congelatore presente in ogni casa.
tutti gli abitanti vennero interrogati e addirittura bloccarono l'entrata e l'uscita della città, quindi nessuno aveva il diritto di entrare e uscire dai posti senza subire prima un interrogatorio. Durante le ricerche nelle case di Guillermo, ad un certo punto trovarono in un appartamento un individuo che possedeva un centinaio di materiale pedopornografico in cui vi erano delle immagini di bambini molto piccoli. Ma dopo aver interrogato questa persona, aver controllato i suoi alibi, gli investigatori capirono subito che lui non aveva assolutamente a che fare con la scomparsa di Estelle e venne subito scagionato. Quindi cominciarono a pensare che magari la bambina fosse stata uccisa da qualcuno. Ma questa teoria venne quasi scartata, anche perché facendo molto freddo il suolo era congelato e quindi sarebbe stato difficile scavare a quel periodo per poter seppellire un cadavere. Quindi la sola soluzione che rimaneva a questa storia era il fatto che Estelle fosse stata rapita e portata probabilmente, anzi sicuramente, fuori dalla città. E tutto questo in circa 24 ore. Ad un certo punto una coppia che viveva a Guillermo parlarono con i detective dicendo di ricordare che intorno alle 18:30 di quella sera, quindi del 9 gennaio, videro e sentirono una macchina accelerare improvvisamente, anche se le strade erano ghiacciate, e la cosa risultava molto sospetta. E fu proprio a quel punto che quindi gli inquirenti si interessarono molto a questa storia, cercarono di ritrovare il proprietario dell'auto e una volta ritrovato e interrogato, l'uomo verrà scagionato perché anche lui non aveva nulla a che fare con la scomparsa della piccola Estelle. Quindi, ricapitolando, Estelle alle ore 18 uscì di scuola e si scoprì in seguito che camminò per un certo periodo con delle sue amichette lungo la strada per ritornare a casa e lasciò l'ultima delle sue amiche alle 18:20 di quella sera. Quindi si può dedurre che Estelle sia stata rapita tra le 18:20 e le ore 19 di quella sera, ovvero nel momento in cui la madre Suzanne rientrò in casa e vide che la figlia non era presente. Quindi secondo gli inquirenti, sia Estelle conosceva la persona che l'aveva rapita, anche perché camminava in una zona residenziale, e nel momento in cui qualcuno che non conosceva si fosse avvicinato a lei cercando anche di spingerla in macchina, si suppone che la bambina comunque si sarebbe messa a gridare, ed essendo proprio in una zona residenziale qualcuno l'avrebbe bene o male sentita. Ma nessuno sentì nulla e soprattutto nessuno vide nulla. Tre giorni dopo la scomparsa di Estelle, ovvero il 12 gennaio del 2003, la madre della bambina, Suzanne, ricevette la chiamata da una cabina telefonica di uno sconosciuto che diceva di aver con sé Estelle e che l'avrebbe messa il giorno successivo su un treno in direzione di Parigi, dicendo che sarebbe arrivata in una certa stazione, ovvero la Gare de Lyon, e ad una certa ora. Ovviamente Suzanne contattò immediatamente la polizia e si recarono alla stazione aspettando e sperando che Estelle arrivasse in quel momento. Ma sfortunatamente la bambina non era sul treno. I poliziotti successivamente riuscirono a trovare la persona che aveva fatto questo scherzo telefonico e lo condannarono a 2 anni di prigione. Inoltre, una cosa pazzesca che fece la polizia fu, e non so per quale motivo, di ispezionare tutti gli ospedali psichiatrici della Francia intera. Ed arrivarono a un certo punto a trovare un uomo che si sarebbe fatto internare più o meno lo stesso periodo in cui Estelle scomparve, che continuava a dire: la piccola bambina è morta, la piccola bambina è morta, in continuazione. Ma si scoprì successivamente che questo uomo era un senza tetto
che aveva perso un po' la ragione in seguito alla morte della figlia, morta a causa di una grave malattia. 6 mesi dopo la scomparsa di Estelle, un uomo chiama la polizia dicendo che la propria figlia, che aveva un'età simile a quella di Estelle, aveva raccontato al padre che 6 giorni prima della scomparsa di Estelle, un uomo con una camionetta bianca si era avvicinato a lei e aveva cercato di parlarle, e che l'uomo le avesse chiesto di salire sulla sua camionetta per andare da qualche parte, ma che la bambina avesse avuto talmente paura che sarebbe scappata a gambe levate. E quindi la polizia fece un portrait robotico di questa persona, ma la persona era talmente una persona standard, assomigliava al signor chiunque che si trova in strada, che quindi non riuscirono mai a trovare questa persona. Più di 70.000 auto che assomigliavano a quella descritta dalla bambina furono perquisite, ma ancora lì non trovarono assolutamente nulla. Questa è una delle rare, rarissime volte in cui la polizia ha fatto veramente di tutto, ha fatto un lavoro mostruoso per cercare questa povera bambina. E il loro lavoro non si era fermato lì. Ad un certo punto, presero i dossier di 300 predatori sessuali francesi. Hanno guardato all'interno dei loro dossier, le loro preferenze, eccetera, e hanno ridotto, i 300 dossier a un gruppo di 75 persone che avrebbero potuto commettere questo crimine. E tutto questo secondo il loro profilo da predatore sessuale. E sentite bene, il 13 dicembre del 2003, quindi quasi un anno dopo la scomparsa di Estelle, i poliziotti di tutta Francia si organizzarono per fermare quello stesso giorno in diverse, quindi città francesi, queste 75 persone che erano state ritenute come possibili accusati. E non si limitarono soltanto a questo, ispezionarono le 75 case di questi 75 individui, una roba veramente pazzesca. E non so nemmeno se tutto questo sia effettivamente legale, anche perché non vi erano assolutamente, non vi era nessuna traccia e nessun indizio soprattutto che potesse legare queste persone al caso di Estelle Mouzin. Nel giugno del 2004 un uomo di nome Michel Fourniret viene arrestato in Belgio poiché accusato di aver cercato di rapire una bambina di circa 10 anni. E cercando all'interno del suo domicilio, scoprirono che questo uomo avrebbe potuto rapire, violentare e uccidere molte, moltissime bambine. E quindi guardando un pochino il suo dossier criminale, si scoprì che effettivamente era un predatore sessuale, ma che era più interessato da delle giovani ragazzine di età compresa tra i 14, 15 e 16 anni, e Estelle ne aveva soltanto 9. E dopo essere stato esaminato anche psicologicamente, non venne ritenuto colpevole e responsabile di questo caso proprio perché Estelle non faceva parte delle sue preferenze sessuali, e quindi Michel Fourniret venne scartato dalla lista dei sospettati. Ma ricordatevi bene questo nome, Michel Fourniret, perché ritornerà nel video di domenica. Inoltre, Michel Fourniret era sposato e guardando i notiziari alla televisione in Belgio, ad un certo punto parlarono del caso di Estelle Mouzin. E parlando proprio con la moglie, Michel Fourniret disse che questa non aveva uccisa lui. Inoltre, l'uomo aveva un alibi molto solido. E l'alibi era il fatto che quel giorno era, se non sbaglio, il compleanno del figlio di Michel Fourniret e che quindi Michel avesse chiamato il figlio dal Belgio e Estelle era scomparsa in Francia, vicino a Parigi. E quindi diciamo che questo era un alibi che scagionava Michel Fourniret. E per un certo punto il nulla completo, non vi sono più informazioni, tracce o piste da seguire. Arriviamo a gennaio del 2009, quindi 6 anni dopo la scomparsa di Estelle, e su una rivista pornografica in Estonia
viene pubblicata la foto di una giovane ragazzina di 15-16 anni che assomigliava sorprendentemente alla piccola Estelle, meglio al volto che avrebbe avuto a quell'età, quindi all'età di 15 anni. Gli inquirenti quindi si recarono fino in Estonia per cercare di capire se si trattasse o meno della piccola Estelle, ma ancora una volta scoprirono che non era lei, anche perché questa foto era stata pubblicata molto tempo prima della scomparsa di Estelle. Sempre intorno a quel periodo, inoltre, ricevono gli inquirenti la chiamata di una persona anonima che diceva che sotto un ristorante cinese vicino a Guermont vi era una bambina che era tenuta prigioniera nello scantinato. E quindi, senza nemmeno fare troppe ricerche, la polizia si recò subito nei pressi di questo ristorante e con dei bulldozer rasero al suolo quasi completamente il ristorante, senza avere nemmeno verificato questa chiamata. Si scoprirono effettivamente delle ossa sotto il ristorante, ma si trattava di resti di ossa animali. Sono passati più di 17 anni dalla scomparsa misteriosa di Estelle Mouzin e ad oggi non si sa ancora dove il suo corpo sia nascosto. E dico bene il suo corpo, proprio perché recentemente si è scoperto chi ha commesso l'omicidio di Estelle Mouzin. Ma dovrete pazientare fino a domenica per scoprire chi è l'assassino di Estelle Mouzin. Con questo vi dico al prossimo video. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!